periodo in cui tutti eravamo quasi un po' annichiliti dal fatto che sembrava che gli italiani fossero assuefatti in qualche forma a Berlusconi e avessero in qualche in modo accettato che lui, come primo punto dell'agenda politica a risolvere i suoi problemi personali, si nota in questo periodo a maggior ragione un ritornare di indignazione forte e una preoccupazione seria. Io toccherò due temi. Il primo da cui volevo partire era quello della legge sulle intercettazioni, che è una legge che voi contrastate, e volevo chiederti come vedi la battaglia all'interno del Parlamento. È una legge che ha preoccupato tutti, mobilitato i giornali di destra, di sinistra, ha fatto capire che si sta mettendo in crisi un valore costituzionale. Volevo chiederti su questo il PD cosa sta facendo e cosa farà e cosa pensa. Ma questo di questa serata si svolge in una giornata particolare, perché oggi è la giornata del silenzio totale. Non avete visto i telegiornali, non avete trovato i giornali in edicola, perché tutta la stampa italiana, naturalmente con qualche eccezione casualmente di giornali che sono di proprietà del Presidente del Consiglio, oggi tutta la stampa di diverso orientamento politico ha scelto la strada del silenzio per protestare, ed è una prova importante che ci sia ancora questa capacità di indignazione e di mobilitazione. Però guardate, anche se questi sono segnali positivi, io devo dire con franchezza che un po' di assuefazione si vede. Cioè, se noi pensiamo che nella legislatura 2001-2006, quindi non 50 anni fa, l'ultima in cui ha governato Berlusconi, c'era una capacità di mobilitazione anche di piazza straordinaria, sono stati gli anni dei girotondi, delle grandi manifestazioni per la pace rispetto alla guerra in Iraq, contro le leggi ad personam. Temo che oggi, per stanchezza probabilmente, ma sia cresciuto il livello di assuefazione e sia calata invece la capacità di indignazione. Invece quello che stiamo vedendo è esattamente il copione già visto altre volte. Sono due anni che governano, le priorità nell'agenda parlamentare, e quando ci sono queste priorità in campo, allora il Parlamento si riesce a farlo lavorare in modo veloce, il governo si riesce a decidere in fretta, sono sempre legate alle vicende personali del Premier e adesso anche degli amici del Premier. Questa legislatura ha avuto al centro il lodo Alfano, la prima fase, poi bocciato dalla Corte Costituzionale, hanno ripreso a lavorarci, la legge sul legittimo impedimento per bloccare i procedimenti di Berlusconi e dei ministri, adesso la legge sulle intercettazioni. E di fronte a questo tutto passa in secondo piano. Con tutti i problemi che hanno gli italiani, si sacrifica addirittura il percorso legislativo della manovra finanziaria che riguarda la vita di milioni di persone, perché bisogna assolutamente entro luglio, anche nella prima settimana di agosto, approvare la legge sulle intercettazioni. E conta poco se tutto il mondo ci guarda con stupore, perché non capisce come sia possibile che per impedire la pubblicazione di alcune intercettazioni sgradevoli, anziché limitarsi ad intervenire, come sarebbe giusto e come noi abbiamo proposto, sulla tutela della privacy, per impedire che sui giornali finiscano trascrizioni di telefonate che non hanno nessuna rilevanza giuridica ma che interessano solo perché fanno gossip o perché stuzzicano qualche curiosità, con questa scusa si limiti profondamente la libertà di stampa e soprattutto si impedisca di utilizzare le intercettazioni come uno strumento per contrastare la criminalità, per contrastare i reati, limitandone completamente l'uso al punto che anche negli altri paesi ci guardano con preoccupazione, perché guardate, non esistono precedenti per cui addirittura il governo degli Stati Uniti sia dovuto intervenire dicendo che la criminalità ormai è un fatto transnazionale. La criminalità organizzata non sente più le frontiere, le distanze, e se un paese limita gli strumenti di lotta contro il crimine fa un danno non soltanto al proprio paese ma lo fa alla comunità internazionale, perché le mafie ormai non hanno confini, non hanno distanze, lo spaccio della droga, i racket della prostituzione sono tutti collegati tra di loro, le organizzazioni di criminalità. E allora le intercettazioni sono uno strumento fondamentale per contrastarla. Non si può immaginare, come c'è in questa legge, che ci sia un limite temporale per cui dopo un certo numero di giorni non si può più intercettare.
e magari proprio in quel momento si stava intercettando una telefonata tra due spacciatori di droga, tra due mafiosi, tra gente che sta preparando rapine o reati. Non si può immaginare che non si possa fare le intercettazioni ambientali, non si possono mettere le cimici in ambienti in cui magari stanno parlando tra di loro due persone che commettono reati. Allora, di fronte a questo, bisogna conservare intatta la capacità di indignarsi e di reagire e non farsi prendere, è capitato molto spesso anche a me quando ero segretario, non farsi prendere la mano e condizionare da questo ritornello dell'antiberlusconismo. Non c'entra nulla l'antiberlusconismo, è una categoria inesistente. Difendere la Costituzione, difendere il Parlamento, difendere la libertà di stampa, difendere l'autonomia della magistratura, difendere il Presidente della Repubblica, difendere la possibilità di magistrati di lottare contro il crimine non è antiberlusconismo, è il primo dovere che ha una forza democratica di opposizione, e su questo noi non possiamo essere timidi, non dobbiamo farci condizionare, dobbiamo farlo con determinazione, perché una forza riformista che ha cultura di governo sa anche alzare la voce quando la voce va alzata, e lo fa con tutta la forza e tutto il vigore che è necessario.